Amici telespettatori di Rossini TV, buon pomeriggio da Massimo Pozzi, dal campo Toti Patrignani di Pesaro per questa che è probabilmente la partita più impegnativa in casa di questa stagione, la Fiorini Packaging Pesaro Rugby contro l'Unione Capitolina Rugby. L'Unione Capitolina è prima in classifica a 14 punti con 3 vittorie su 3 partite, mentre invece Pesaro Rugby è a 7 punti con una vittoria e 2 sconfitte. Il calendario della giornata di oggi è Perugia-Noceto, Napoli-Afragola contro Amatori-Catania, Civitavecchia-Cavalieri-Prato e appunto Pesaro-Capitolina. La classifica vede la Capitolina e Romagna prima in classifica a 14 punti, secondi Cavalieri-Prato, poi Pesaro-Regui a 7 punti, Perugia 6, Catania-Noceto-Civitavecchia e Napoli-Afragola ultime a 0 punti. Passiamo alle formazioni. Pesaro-Regui schiera col numero 15 Natalia, 14 Nardini, 13 Dixon, 12 Dell'Acqua, 11 Ceccolini, 10 Joubert, 9 Boccarossa, 8 Antonelli, 7 Villarosa, 6 Tontini, 5 Daddio, 4 Ruffini, 3 Maccan, 2 Galdelli e 1 Tripodo. A disposizione dell'allenatore il signor Augusto Allori, ci sono col numero 16 Dal Pozzo, col numero 50 Solari, 18 Ravagnan, 19 Agostini, 20 Juari, 23 Cardellini, 24 Erbolini e 17 Bertini. Le formazioni invece della Capitolina Roma, col numero 15 Romano, 14 Corvisieri, 13 Innocenti, 12 Fiore, 11 Mastrangelo, 10 Bucalter, 9 Vannini, 8 Montuori, 7 Zandri, 6 Ragaini, 5 Maesano, 4 Trapasso, 3 Ungaro, 2 Rampa e numero 1 Berardi. Vediamo che l'incontro è già iniziato. In questo momento è la Capitolina che si porta in attacco. C'è opposizione da parte del Pesaro Rugby, possesso della Capitolina che apre per un'altra incursione. Palla contesa, ancora in possesso della Capitolina che tenta una nuova incursione. L'apertura numero 10, calcio a scavalcare e meta della Capitolina subito all'avvio con il numero 4 Trapasso. Purtroppo la partita non comincia subito bene, c'è stato un po' di distrazione e con questo calcetto a scavalcare, a seguire, e la Capitolina ha liberato un uomo che ha preso il pallone e ha fatto meta. Vediamo la trasformazione. C'è una leggera pioggia e questa notte ha piovuto, il terreno comunque è un po' pesante ma è in buone condizioni, discrete condizioni, per cui non ci sono problemi sotto il punto di vista del campo. Il numero 10 Bucalter si appresta a trasformare e realizza. Perfetto, realizza, quindi Capitolina 7, Pesaro Rugby 0. Dicevamo che questa è una partita delicata, la Capitolina è la favorita alla vittoria del girone, e si è infatti dimostrata fin dall'inizio con la sorpresa anche del Romagna una squadra veramente ben strutturata ed è prima in classifica a pari punti con Romagna, senza mai aver mai perso. O palla in possesso del Pesaro Rugby, Maccan che entra, Boccarossa che apre per Antonelli che viene placcato e l'arbitro fischia un fallo di tenuto perché il giocatore non ha lasciato il pallone.
Pesaro. Purtroppo ancora il Pesaro non ha ingranato, soprattutto sotto il punto di vista della concentrazione, perché subire una meta subito dopo due minuti è sintomo di una partenza un po' distratta. Il calcio di punizione è stato battuto e la palla torna appunto alla capitolina in touche. Aspettiamo il lancio, le squadre si stanno posizionando, tutto è pronto. Si chiama la giocata, palla possesso della capitolina, aperto il gioco, Buchalter al centro che viene fermato, un po' fatica ma viene fermato. Il giocatore della capitolina commette un in avanti cercando di prendere il pallone e l'arbitro giustamente fischia. Il ritardo, il leggero ritardo del fischio è dovuto dalla valutazione dell'arbitro per valutare se ci sono le condizioni per lasciare un vantaggio alla squadra avversaria, cosa che non è accaduta perché il possesso del pallone non è finito nelle mani del Pesaro Rugby. Per cui si riprende con una mischia, vediamo se le rispettive mischie sono equilibrate oppure se c'è una supremazia da parte di una o dell'altra. Lo vediamo subito. Le prime linee si sono schierate. Va bene la mischia di Pesaro, va bene la mischia di Pesaro, che benissimo la forza della spinta di Pesaro costringe a far ruotare la mischia alla capitolina Roma per non indietreggiare e l'arbitro punisce questo gesto con un calcio di punizione. Diciamo che probabilmente oggi quello della mischia sarà un ruolo chiave, perché Pesaro con la mischia potrà eventualmente mettere in difficoltà la capitolina. Touche. Se una rimessa laterale, si riprende dopo il calcio di punizione. È il numero 3 McCann che lancia il pallone, Pesaro è schierata, il corridoio è formato, touche rubata dalla capitolina, c'è una rack, vediamo come ancora la capitolina con dei pick and go continua ad avanzare, cercheranno di far qualche metro per poi probabilmente passare il pallone e cercare un calcio di liberazione che non avviene. Il mediano di mischia ha calciato alla mischia, ma evidentemente c'è stato un fuorigioco, l'arbitro ha fischiato, un giocatore della capitolina è partito probabilmente davanti al calcio che ha fatto il mediano di mischia, per cui l'arbitro punisce con un calcio di punizione che Pesaro chiede di trasformare in una mischia chiusa. Siamo a circa 15 metri dalla linea di meta. L'arbitro fa ripetere perché non c'era compostezza nelle prime linee, per cui viene ripetuto il rito. Pallone inserito, questa volta è
la capitolina che aveva una spinta favorevole, ma evidentemente l'arbitro ha visto il pilone destro che ha tirato a terra il pilone avversario, per cui l'arbitro dà un calcio di punizione. L'arbitro era lì a un metro o un metro e mezzo, per cui sicuramente l'avrà visto meglio di noi. Pesaro rinuncia a piazzare il calcio di punizione e va in touche per una rimessa laterale a 5 metri dalla linea di meta. Sempre McCann a lanciare il pallone. Villa Rosa cattura il pallone, Pesaro forma una rack, forza, forza. Pesaro ancora il possesso del pallone, si schierano, di nuovo un pick and go e il pallone esce, Villa Rosa dentro col pallone, palla a disposizione del mediano, McCann di nuovo, che è un po' troppo solo per poter fare questa percussione. Pallone aperto, Joubert, Ceccolini all'ala, Ceccolini è stato placcato e l'arbitro fischia un tenuto perché non ha lasciato il pallone quando era a terra. Ricordiamo la regola che quando il giocatore è placcato deve lasciare il pallone a terra e quindi questo non è avvenuto, per cui l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione. Sfuma questo attacco per il Pesaro Rugby. Siamo sempre nella metà campo della capitolina. Palla un po' storta in effetti, però l'arbitro la giudica buona e quindi la capitolina cattura il pallone e forma una rack e avanza. Sono già circa 10 metri di avanzamento. Pesaro fa fatica a ostacolare questa rack. Esce il pallone dalla mischia, la capitolina con l'estremo cattura il pallone, calcia e il calcio va diretto, ma l'arbitro fischia e annulla l'azione e fa riprendere con un calcio di punizione per un vantaggio, per un fallo visto per il quale aveva concesso il vantaggio dall'altra parte. Qualcuno ha cercato nella rack di tallonare il pallone con la mano, per cui l'arbitro ha prima dato il vantaggio e poi sanzionato il fallo. Siamo tornati nella metà campo di Pesaro. La capitolina avanza dopo questa rack. Mischia a favore di Pesaro. È una buona opportunità per Pesaro per liberare e uscire dalla propria metà campo. S-
Sì, Pesaro spinge, da Mischia tiene, numero 9 Boccarossa apre per Jobert che dovrebbe realizzare un calcio proprio qui davanti alla nostra postazione. La palla all'estremo che calcia e il pallone finisce nelle mani del numero 15 Natalia che calcia, possesso di nuovo dalla Capitolina col numero 9, numero 8 che viene placcato. Pesaro usufruisce di un calcio di punizione in quanto il numero il compagno di squadra del giocatore della Capitolina si è tuffato per proteggere il compagno di squadra, cosa non ammessa dal regolamento, e quindi si riparte con un calcio di punizione di Jobert. Sicuramente Pesaro ha bisogno di un attimo riorganizzare le idee. Perché le azioni sicuramente sono positive, ma a volte ci sono delle distrazioni che rendono vano lo sforzo fatto dalla squadra. Buonissima la touche, Jobert, di nuovo un calcio a seguire. Pesaro di nuovo col possesso del pallone, Dixon. Forse il pubblico protesta per una presa un po' alta vicino al collo, ma l'arbitro la giudica buona. Jobert fa un buon calcio di punizione che costringe il giocatore della Capitolina a che se la cava molto bene con una finta, viene placcato poi. Benissimo Pesaro che ruba il pallone ai giocatori della Capitolina. L'arbitro fischia un tenuto perché il giocatore di Pesaro è andato a terra, non ha avuto modo di lasciare il pallone perché c'erano gli avversari sopra che gli tenevano le mani sul pallone, quindi l'arbitro giudica comunque giustamente, direi, anche calcio di punizione. Peccato, ottima la difesa di Pesaro in questo frangente col pallone rubato da Antonelli, strappato letteralmente dalle mani del giocatore della Capitolina, e siamo con una touche, una rimessa laterale esattamente alla metà del campo. Le squadre si schierano per formare il corridoio. L'arbitro giudica buona il lancio in touche della Capitolina che sembrava non proprio dritto. Numero 13 Dixon al pallone, è a terra, lo apre. Di nuovo in possesso di Pesaro, di nuovo Jobert, Natalia per Nardini che si ferma purtroppo. Il pallone sfugge dalle mani di Nardini e viene recuperato dai giocatori della Capitolina. Ecco il pallone uscire dalla mischia e con un calcetto a scavalcare il numero 9 della Capitolina calcia in touche. Rimessa a favore di Pesaro, sempre lancio da parte di McCann, Pesaro riesce a mantenere il possesso del pallone, Jobert con un calcio in alto a scavalcare,
Dixon riesce a prendere il pallone, l'arbitro fischia un avanti a favore della Capitolina che insomma sì, probabilmente quello schiaffetto al pallone può aver dato adito all'arbitro di fischiare un calcio di punizione. Si sta preparando la mischia, il pallone è nelle mani del numero 9 Vannini della Capitolina per l'inserimento. Non appena l'arbitro avrà dato il via alla mischia. No. Bisogna ripeterla perché di fatto le due squadre, sia Pesaro che la Capitolina, non erano ben legati e questo è un problema per lo svolgimento della mischia oltre che per l'incolumità dei giocatori stessi, per cui viene ripetuto tutto la preparazione con l'arbitro lì vicino. Pronti? Pesaro che letteralmente porta via la mischia della Capitolina, l'arbitro quindi fischia un calcio di punizione perché praticamente si sono slegate tutte i giocatori della Capitolina, il pallone era in possesso della Capitolina ma non erano nemmeno riusciti a prenderlo. Ottima prestazione della mischia di Pesaro finora, pallone a Joubert per un calcio di punizione per cercare di andare nella metà campo avversaria e portare una giocata d'attacco. Il pallone esce, quindi rimessa laterale a favore di Pesaro. Pronti, Maccan al lancio, il pallone sfugge dalle mani di Pesaro, probabilmente si forma una molle, non riusciamo da qui a vedere il possesso del pallone di chi è. Sì, è di Pesaro che ha formato intanto una molle avanzante e un giocatore della Capitolina entra di lato sul giocatore che portava il pallone, l'arbitro concede il vantaggio, comunque Pesaro continua a giocare mentre Pesaro ancora avanza con un'ottima percussione. Di nuovo Joubert, Dixon che viene placcato, il pallone a disposizione, Pesaro è di nuovo in possesso, Tripodo che cerca di sfondare a pallone aperto, Antonelli di nuovo bloccato in rack con un placcaggio, pardon, pallone ancora nelle mani di Boccarossa, Maccan, l'arbitro fischia. L'arbitro ha fischiato un calcio di punizione, vorremmo pensare che è il vantaggio non concesso di prima, il vantaggio concesso prima, pardon, ma forse era passato un po' troppo tempo. Comunque non abbiamo visto se ci sono, l'arbitro non ha segnato altro, non sembra che ci siano stati falli da parte della Capitolina. Pesaro batte il calcio di punizione in touche e si riparte con un'altra touche. Con il lancio di Maccan siamo a circa 6-7 metri dalla touche, ottima presa di Villarosa in aria, Pesaro forma una mola avanzante, i giocatori della Capitolina stanno facendo di tutto per rompere questa mola
ci sono comunque delle entrate laterali che l'arbitro non ha rilevato. Pesaro sta avanzando ancora, ottima la spinta di Pesaro in questo momento. Si riparte ancora col possesso del pallone per Pesaro, la Capitolina oppone resistenza e fa cadere la maul. L'arbitro interrompe il gioco. Ottima questa azione di Pesaro, che ha veramente cercato con tutta la forza di entrare dentro la linea di meta con la maul avanzante. Non ci sono riusciti, abbiamo visto anche alcuni falli da parte della Capitolina con delle entrate laterali. Non entriamo nell'argomento, l'arbitro era più vicino di noi, sicuramente le avrà giudicate non influenti. Calcio di punizione in favore di Pesaro. Pesaro chiede la mischia. Siamo circa al 28esimo del primo tempo, ricordiamo il punteggio è 7-0 per la Capitolina. Lunghi i preparativi per le mischie. D'altra parte è quasi spesso, è molto spesso così, ma soprattutto con il terreno un po' scivoloso, le squadre, se non sono legate nella maniera giusta, rischiano problemi. Si parte. L'arbitro fa ripetere questa mischia. La Capitolina aveva iniziato a spingere prima del segno dell'arbitro e quindi è entrata con un abbrivio maggiore, per cui Pesaro ha avuto un attimo di difficoltà, poi la mischia è crollata e l'arbitro la fa ripetere. Allora se scalza è una scelta sua, quando è da solo con le scarpe non sa dove andare. Siamo al 30esimo. Ecco l'impatto. Crolla la prima linea durante la spinta, è crollata dalla parte opposta in cui c'era l'arbitro, il guardialine lì che era proprio a pochi metri non ha segnalato nulla, l'arbitro quindi fa semplicemente ripetere per l'ennesima volta la mischia. Per cui si ripete nuovamente tutta la preparazione. Andiamo Pesaro adesso! Dai Diego! Dai Giovi, eh! Pallone introdotto, Pesaro spinge, l'arbitro ha dato vantaggio, per cui ha visto un'infrazione da parte della mischia della Capitolina. Pesaro avanza e l'arbitro concede meta tecnica perché l'ostruzione della prima linea e della mischia della Capitolina non permetteva più l'avanzamento della mischia del Pesaro Rugby, ostruzione non regolamentare, per cui Pesaro ottiene una meta tecnica e si riprende con un calcio da centrocampo, perché la meta tecnica, ricordiamo, è di 7 punti, viene inclusa anche la trasformazione, quindi 5 punti di meta più 2 di trasformazione e il punteggio torna sul 7 pari. Era un po' di tempo che la Capitolina con fatica tentava di arginare con vari metodi la forza della mischia di Pesaro e l'arbitro ha sanzionato questa irregolarità con una meta tecnica.
riparte la Capitolina, Antonelli cattura il pallone, si forma una rack e con una azione abbastanza ingenua Pesaro si prende un calcio di punizione contro, perché il giocatore Antonelli non è stato aiutato al momento in cui è stato placcato, si è formata la rack, non c'era sostegno e quindi i giocatori della Capitolina hanno messo le mani sul pallone e hanno impedito a Antonelli di lasciarlo, per cui l'arbitro ha fischiato un tenuto. Vediamo se la Capitolina piazzerà oppure preferisce andare in touche, cosa che effettivamente fa, quindi si riprende con una touche. Intanto si prepara per il Pesaro Rugby il numero 50 Solari. Ancora Pesaro chiede il cambio. Sostituzione per Pesaro, entra il numero 50 Felipe Solari ed esce purtroppo Galdelli, infortunato. Col numero 2 Galdelli esce, entra Felipe Solari, Pesaro cambia i tallonatori di Mischia e si riparte. Pallone in mano alla Capitolina che forma una mola avanzante. Pesaro cerca di opporre resistenza, è abbastanza, vengono ostacolati, ma la Capitolina fatica a riorganizzarsi, però ci riesce e segna una meta. E abbiamo preso purtroppo una meta in maniera abbastanza evitabile, si poteva evitare. E comunque complimenti alla Capitolina che ha saputo continuare a gestire il pallone fino ad arrivare con la propria mola avanzante, anche se spezzata, alla linea di meta e marcare il punto. Non abbiamo visto purtroppo chi ha segnato la meta. Trasformazione per la Capitolina a cura del numero 10 Buchalter, Luca Buchalter, che sbaglia. Come dicevamo prima, uno dei veri avversari di Pesaro è a volte qualche vuoto di concentrazione, per la quale con squadre come la Capitolina si è regolarmente puniti. Anche la Capitolina effettua una sostituzione, entra il numero 18, Parlati, ed esce il numero 3 Ungaro. Per cui si riprende col pallone a metà campo, Pesaro calcia e al 36esimo minuto, 4 minuti ancora da giocare, pallone in possesso della Capitolina, si forma la rack, gioca il pallone alla Capitolina, Buchalter calcia e Natalia riesce a evitare il fallo laterale, rientra in possesso del pallone, lo dà a Joubert che effettua un calcio. Fase concitata, ma il pallone
torna alle mani della Capitolina, che calcia Natalia, estremo, lo ricalcia di nuovo. Numero 11, bene la Capitolina che è riuscita in questa fase a mantenere il possesso nonostante la pressione di Pesaro. Placcato il numero 8. Di nuovo la Capitolina che apre. Vannini apre il pallone per Buchalter. Di nuovo placcato il numero 5 della Capitolina, che quando era a terra col pallone in mano ha cercato di avanzare, come si suol dire, di gattonando, ecco, per rendere l'idea, e l'arbitro ha punito questa azione, per cui si riprende con un calcio di punizione a favore di Pesaro. Qualche piccolo chiarimento fra le due squadre, nulla di particolare. Diciamo che fino a questo momento abbiamo visto una supremazia della mischia pesarese in certe fasi, mentre invece per quello che riguarda la Capitolina la linea dei tre quarti è sicuramente, almeno finora, è stata più performante. Benissimo il calcio di Joubert, che prende sicuramente 30-35 metri, guadagna 35 metri di terreno e si riprende più o meno a pochi metri dalla linea dei 22 della Capitolina. Sono gli ultimi attimi del primo tempo. Ottima la presa in touche, Pesaro avanza con una molle, ottima molle, la Capitolina cerca di fermarla, ma Pesaro veramente va avanti, e queste ci sono delle irregolarità che l'arbitro comunque ritiene di non rilevare. Apertura per Antonelli, che parte, si viene fermato. Il giocatore non rotola e l'arbitro ferma il gioco, ma il giocatore della Capitolina ostruiva, non so quanto volutamente, ma a vedere da qui non gli era impossibile togliersi, ostruiva il gioco dei giocatori. Ricordiamo che quando un giocatore in quelle condizioni deve rotolare via, si deve togliere praticamente, e questo non è avvenuto, sarebbe stato probabilmente abbastanza normale che l'arbitro avesse fischiato, ecco, per cui l'arbitro ha fischiato questa cosa. Siccome è successo anche prima, il giocatore prende un cartellino giallo e viene quindi ammonito, e dovrà fare 10 minuti fuori, per cui Pesaro Rugby ha 10 minuti di superiorità numerica. Calcio di punizione. C'è la possibilità per Pesaro di concretizzare qualcosa prima del fischio del primo tempo. Si riprende con una touche sui 5 metri. Il giocatore ammonito è il numero 7 della Capitolina, Zandri, Cristiano Zandri. Si riparte con una touche, Maccana al lancio, Pesaro cattura il pallone, si forma una nuova mola avanzante, dove Pesaro deve per forza in questa fase un'opportunità, vola qualche colpo così non proprio regolamentare. Vedo molti falli da parte dei giocatori della Capitolina. Pesaro è arrivata quasi alla linea di meta, se si va e si schiaccia, e Pesaro segna una meta. Vediamo di identificare chi è che ha segnato la meta. Bene questa azione per Pesaro,
vedo vedo il medico in campo, no, probabilmente è solo per qualche veloce consulto. Non siamo ancora riusciti a identificare, da qui è difficile, chi è che ha segnato la meta per Pesaro. Gioberti intanto si sta preparando per la trasformazione. Per cui forse è stato McCann, probabilmente è stato Danilo McCann. Vediamo se Joubert riesce a riportare Pesaro, a portare Pesaro con un leggero vantaggio. Ricordiamo il punteggio è 12 pari in questo momento. Calcio a Joubert. No. Ah sì, è entrato. Dalla nostra postazione sembrava di no. Ottimo, quindi Pesaro 14. 14 e Capitolina Roma 12. Mentre invece ci viene comunicato che la meta è stata marcata dal numero 50 Felipe Solari. Siamo ben oltre il tempo dei 40 minuti, l'arbitro ritiene evidentemente ancora di non fischiare. Pesaro pasticcia col pallone, probabilmente un calcio di in touche metterebbe fine all'azione e anche al primo tempo. Pesaro comunque continua un avanzamento, ci sono ancora 30 secondi di gioco. Joubert calcia fuori, non è stato proprio un calcio perfetto in quanto la Capitolina riprenderà il gioco proprio poco fuori la linea dei 22. Pallone in possesso della Capitolina con una bellissima touche che avanza, la Capitolina avanza ancora, abbiamo parecchi metri, abbiamo modo, c'è modo per Pesaro di smontare, di fermare questa touche. Dai Antonio! Si fatica troppo forse, e pur con una superiorità numerica di un uomo facciamo fatica in questa fase a fermare la mischia della Capitolina. L'arbitro ha visto un calcio di punizione in favore della Capitolina, probabilmente un'entrata laterale da parte di qualche giocatore per cercare di rompere la molla, e quindi ovviamente la Capitolina usufruisce di un calcio di punizione. Siamo al 40, a me risulta il 47esimo. Evidentemente forse la partita è cominciata con qualche minuto in ritardo, quindi il numero 10 Buchalter ha a disposizione un calcio di punizione. Calcio abbastanza favorevole come posizione. 14 contro
per fortuna per Pesaro, ovviamente non ce ne vogliono i tifosi di Roma, il numero 10 Buchalter sbaglia il calcio e l'arbitro chiude il primo tempo, che finisce sul 14-12 della Capitolina. Velocemente un breve riepilogo solo per dire che abbiamo visto Pesaro con una mischia sicuramente performante, ma diciamo che le mete della Capitolina sono venute da delle distrazioni soprattutto da parte di Pesaro, quindi Pesaro dovrà anche ragionare un attimo sulla concentrazione per il secondo tempo. A tra poco.